Michel Van Paresse, così si pronuncia, Sì. egumeno, egumeno, cioè abate o egumeno ha un nome diverso dell'abbazia di San Nino di Grottaferrata? È la stessa cosa, abate o egumeno. Egumeno è la parola greca per Perché dire. questo è un monastero greco-bizantino, giusto? Questo è un monastero di tradizione da più di 1000 anni, greco-bizantino, fa parte dell'eredità del monachesimo bizantino nell'Italia. È un monumento splendido non soltanto per arte e cultura, ma è anche una comunità monastica viva e che vive l'ecumenismo, insomma, che rappresenta la possibilità dell'ecumenismo. Sì, penso da più da 1000 anni un simbolo, un segno anche del dialogo tra le due Roma, quella di Roma qui e quella della seconda, la nuova Roma che è Costantinopoli, con la propria tradizione bizantino-greca, ma anche ci sono altre chiese bizantine nel mondo slavo, nel mondo arabo, eccetera. Ma lei che è belga, che legame ha, a parte, insomma, lei è stato ed è ancora consultore della Congregazione per le Chiese Orientali, che legame ha dal Belgio col mondo greco-bizantino? Io sono entrato nel monastero di Cheftagne in Belgio, che è un monastero benedettino che è stato fondato 90 anni fa, proprio per il dialogo, il riavvicinamento tra la Chiesa romana e le altre chiese, sia ortodosse, ortodossa orientale, ma anche la Chiesa anglicana e le chiese della Riforma. Cevettogne. Senta, lei è monaco dal 1960, sacerdote 59. 59, sacerdote una decina d'anni dopo, Sì. però ha studiato filosofia, ha studiato alla Sorbona a Parigi. Perché la scelta di diventare monaco? Ho l'impressione che sono stato scelto piuttosto che aver scelto io stesso questa vocazione, ma da molto giovane ho sentito un'attrazione della preghiera, del mistero dell'uomo che sta davanti a Dio e a Cristo Gesù e che deve diventare, chiamato a diventare un uomo di preghiera, di intercessione. Questa è una cosa, diciamo, la vocazione monastica per me è fondamentale. D'altra parte c'è anche da giovane ho avuto questo interesse che per le chiese ortodosse, soprattutto slave, e Come anche mai? sono le vie del Ok. Signore. Senta, oggi domina, rispetto ad anni di contestazione diretta, oggi domina un atteggiamento più cinico, nei confronti della Chiesa, oppure di indifferenza vera e propria. Cioè la scristianizzazione, che si dice sempre che avanza, è più come se Dio non ci fosse, etsi Deus non daretur, più che una contrapposizione esplicita nei confronti di Dio. Come mai? Sì, è vero, ho l'impressione che questa è un'evoluzione tipica del mondo occidentale nordamericano e noi ci immaginiamo che questa è la norma dell'evoluzione. Non sono sicuro, perché anche da noi c'è anche negli ambienti delle chiese della Riforma, nelle chiese ortodosse, anche nella chiesa cattolica, c'è un risveglio che esprime piuttosto nostalgia di identità, di una certa sicurezza che posso capire e che cerca di ritornare alle radici, anche dare simboli, segni della propria appartenenza. Vedremo come andranno le cose. Io mi ricordo sempre di un detto, un vescovo russo-ortodosso negli anni 60, durante questa persecuzione pesantissima sotto Khrushchev. Larensky, Padre Men, tutti i martiri di quella Sì, realtà. ma prima già, perché il periodo del soffocamento della fede, e lui mi diceva, ma se la chiudevano le chiese, diceva, quando la gente non può più andare a Dio, Dio viene alla gente. Penso che questa è Quando la una. gente non vuole più andare a Dio.
Qui erano un po'. Appunto, ma noi non vogliamo, è diverso. Non sono sicuro, penso che tanta gente è vittima del pregiudizio che sta un po' nel clima generale. Lei non è pessimista, quindi non può esserlo. Non lo so, ma no, perché c'è sempre la speranza. E io sono sicuro che lo Spirito Santo sempre viene a visitarci, anche Dio, e che quando scopriremo l'inanità di un certo modello di civiltà che ci è imposto piuttosto che proposto oggi, scopriremo che non possiamo vivere senza valori spirituali. E oggi essere un monaco che segno è? Cosa significa? Perché dovrebbe attirare un giovane la vita monacale? Ma io non posso rispondere a questo essendo monaco. Ma lei è anche un educatore, no? Sì, ma io penso che è importante la vocazione personale, la risposta personale a questa grazia che in fondo è una grazia del battesimo e dei sacramenti. Ma penso che più importante oggi è il messaggio delle comunità cristiane, anche delle comunità religiose, un messaggio che dà speranza, che un'altra vita, un altro stile di vita, questo è importante, ci rende felici. Non è senza la croce, senza la prova, senza difficoltà, e tutte le comunità conoscono ups and downs, alti e bassi, come quelle di Grottaferrata dopo più di 1000 anni, ma c'è sempre la vita che il Signore fa rinascere, la grande speranza della vita eterna, di essere con Lui sempre. Lei è felice, padre? Sì. Sa che a questa domanda credo che 9 persone su 10 mi direbbero, beh, insomma, non lo so, per questo gliel'ho chiesto. Sì, no, ma è chiaro, non significa che non ci sono state prove, non ci sono state difficoltà, non ci sono difficoltà e prove, ma c'è qualcosa di più profondo al di là, e questo legame personale con il Signore, anche aprendo gli occhi si vede anche tutte le meraviglie che crescono nella Chiesa. Non è che sentiamo crollare alcuni alberi, è vero, ma non sentiamo la foresta che cresce. Ok. Lei parlava prima di questa Chiesa di Costantinopoli nel nostro mondo, nella nostra Europa, o di quello che ne è rimasto. E a noi sembra una storia lontana nel tempo, o forse allontanata anche per ferite dolorose. Giovanni Paolo II invece diceva giustamente che la Chiesa vive in due polmoni, no? Quello occidentale e quello orientale. Perché è importante ricordarlo e tenerli insieme? Non solo per una questione di fraternità normale. Sì, sì. Ma diciamo Bisanzio e Costantinopoli fa parte dell'Europa. Ci sono due grandi tradizioni che hanno dato nascita al cosiddetto umanesimo europeo, che è una realtà, è il mondo latino, il mondo greco, bizantino. E le missioni che sono partite di qui, dal sud dell'Europa, dell'Europa mediterraneo, sono andate verso il nord, i paesi germanici e i paesi slavi. È una stessa civiltà, in fondo, perché dobbiamo scoprire anche le altre chiese orientali, non c'è soltanto Costantinopoli. In questo senso l'immagine dei due polmoni non funziona molto bene, ma questa è un'altra questione. Perché? È perché c'è una grande diversità nell'Oriente cristiano. Vediamo benissimo, quest'anno abbiamo ricordato il genocidio del popolo armeno, 1915-2015, sentiamo parlare della chiesa di Baghdad in Iraq, che è una chiesa che è fuori l'impero romano, questa grande cultura cristiana siriaca, che è il terzo polmone, se posso esprimermi così. Dobbiamo aprire gli occhi a una diversità nell'unità, non è che ci sono. Questa unità c'è? Penso che la Chiesa di Dio è una,
E come dice il Papa Francesco, il sangue dei martiri oggi, come nel passato, non è cattolico, ortodosso o protestante o ortodosso orientale. Lei viene dalla comunità di Chevetton, che è una comunità ecumenica. Ecumenismo spesso sembra un'utopia irraggiungibile, è una questione di dialogo, di parole, ma il dialogo si fa anche con le azioni, con i gesti. Sì, un po' per caso o per la divina provvidenza non posso giudicare. Io ho conosciuto tutta la prima generazione dei comunisti cattolici e in parte ho anche sepolto, essendo l'abate di Schiftonio. Dialogo sì, ma non significa dialogo come noi ci immaginiamo che deve essere un dialogo. Spontaneamente pensiamo che il dialogo è mettersi attorno alla tavola a Esatto, e discutere. discute, esatto. Questo non risolve niente o poco, è necessario, ma è soltanto la fine di un riavvicinamento psicologico dove si conosce l'altro. Onora l'altro, riceve, ascolta le sue questioni su di noi e questo ti sconvolge la vita, tu devi cambiare, anche noi cattolici abbiamo ancora una grande strada di fare per ascoltare come Chiesa realmente gli altri, le altre confessioni, le altre religioni e c'è l'ospitalità. C'è il fatto di essere insieme, non si può dire a un cristiano orientale mettiamoci attorno alla tavola, dobbiamo vivere, pregare insieme, conoscerci. Senta, il disaccordo sulle osservanze conferma l'accordo della fede. Le cito una frase di Ireneo di Leone che so che lei ama molto. Sì. Sì, ma questa è la controversia sulla Pasqua di Ireneo di Lione. Penso che ormai teoricamente nella nostra Chiesa siamo realmente d'accordo su questo punto. Dobbiamo imparare a viverlo. Perché conosciamo poco i cristiani d'Oriente, come vivono, come pensano, come sentono. Anche le loro ferite. Non dobbiamo dimenticare che noi cattolici siamo gli ultimi venuti nel dialogo ecumenico 50 anni fa. Beh, ricordiamo l'incontro di Paolo VI con Atenagora. Eh sì, ma gli altri avevano cominciato 50 anni prima. E diciamo anche la fondazione del mio monastero è stato legato a un'enciclica di Pio XI, Mortalium Animos, che condannava l'ecumenismo. Io ho visto che, so che la mia comunità, ho visto questi anziani che ho accompagnato fino alla morte, che hanno sofferto tanto perché erano cani bastonati. E hanno allora, grazie a Dio, avuto questa grande speranza che ci ha dato Vaticano II. In questo senso, un monastero come questo di Grottaferrata è un segno, no? È un Per segno una importante. conoscenza di una realtà che a noi pare deserta e trascurata. Io penso che c'è sempre stato a Roma, qui a Roma, un'attenzione alla grecità anche della Chiesa Latina. Il segno è il simbolo che le grandi celebrazioni del Santo Padre c'è Vangelo in latino, lingua vernacola, e in greco, no? Questo perché i primi cristiani qui durante un secolo e mezzo hanno parlato greco e scritto in greco anche a Roma. E penso che Roma stesso mai ha dimenticato questa dimensione della sua nascita come chiesa. Il fatto che questi monaci greci o bizantini dell'Italia del Sud e della Sicilia sono venuti fino a qui sfuggendo all'invasione saraceni,
la storia si ripete, e hanno ricevuto qui un'accoglienza molto aperta, e penso che tutto sommato la Santa Sede ha protetto questa realtà, perché era cosciente di questa dimensione del suo essere Chiesa. C'è un legame tra l'unità dei cristiani e la pace nel mondo? Sì, certo. Io penso che sono convinto che la riconciliazione delle chiese sarebbe un segno molto forte non di forza diplomatica, ma di forza spirituale. Dobbiamo sapere che nel Medio Oriente e nell'Africa, dove sono presenti le chiese orientali, il fatto di non festeggiare, non celebrare insieme la Pasqua fa parte già della divisione, ma ostentativa, delle chiese, dei cristiani, perché non distinguono, e in un certo senso è una conferma della non credibilità del Vangelo. È bello, ma non fate quello che... Certo, che siano una sola cosa perché il mondo veda, ma il mondo vede diversamente. Anche se il mondo vede, grazie a Dio, ormai con il movimento ecumenico che c'è qua, questa spinta fortissima. La Chiesa, il mondo orientale, la Chiesa d'Oriente, che poi appunto l'Oriente è grande, come ricordava giustamente prima, c'è la Russia, c'è la Siria, c'è l'Iraq, c'è la Grecia, è anche più messo alla prova oggi dal confronto con l'Islam e con un Islam che vive tensioni fortissime, che vive il fondamentalismo. Sì. Oggi i martiri sono lì. Sì, ma l'Oriente cristiano, penso a quello mediterraneo, soprattutto il mondo bizantino arabo, anche il mondo bizantino, Costantinopoli, l'impero ottomano, anche l'Egitto, in parte l'Etiopia e l'Eritrea, vive da 13 secoli, da 6 secoli, in un mondo islamico, che tutto sommato è stato abbastanza tollerante, con limiti che conosciamo bene. È stato più tollerante che il mondo cristiano nel passato. E allora, ma c'è, io tutti questi cristiani d'Oriente che conosco, c'è tra i più aperti un desiderio, una volontà di dialogo nel senso inclusivo con il mondo dell'Islam, che è un mondo anche lui molto diverso, e il desiderio di vedersi riconoscere come cittadini di stati attuali. Ma è una cosa così complessa. Però anche per dialogare ci vogliono due parti che dialogano, no? Ma ci sono, il desiderio dei cristiani. Ma ci sono due parti. Dipende qual è la parte dell'Islam. Sì. Mm. Ma agli occhi dell'Islam anche noi abbiamo i fondamentalisti. Beh, non vanno a sgozzare la gente. Sì e no. Sono sempre stati cristiani che sono assimilati alla crociata dell'Occidente, ma quando si bombarda c'è un qualche cosa che si chiama crociata. Ma non sono bandiere benedette, non più grazie a Dio come secoli e secoli fa. Queste sono decisioni dei governi. Loro cultura non capisce, certo, questa distinzione. Perché loro vivono una teocrazia, noi non più. Dipende un po', ma in genere sì, dell'ideale rimane la teocrazia. Cioè loro identificano l'Occidente col cristianesimo. Eh sì. Magari, non è più così, no? Non è più così, ma quando il presidente degli Stati Uniti parla di crociato, risveglia certo, una cosa... Certo.
qui è molto importante conoscere le mentalità. Chiaro. Non voglio fare politica adesso, ma no, però è... vedo sempre che le minoranze, la minoranza cristiana, è vittima delle nostre iniziative dell'Occidente. Certo, certo. Per questo la prudenza, anche qui, così si capisce anche la prudenza del Papa, no? Nel parlare, sì, e nello sganciarsi da prese di posizione politica. Mm-hmm. Ma già mi ricordo che il Papa Giovanni Paolo II aveva già disapprovato la... Totalmente. Certo. Proprio anche per salvaguardare la vita dei suoi fedeli. Ma anche perché era cosciente delle conseguenze a lunga cadenza che vediamo. Stiamo vedendo, esatto. Senta padre, se io penso alla Chiesa greco-bizantina, mi vengono in mente parole come importanza del rito, bellezza, mistero, pazienza, senso del sacro, tutto questo si respira nella liturgia greco-bizantina. È qualcosa che in Occidente si è perso? Rischia di perdersi. Non... Ma si perde anche il senso del sacro, appunto, quindi si perde anche un legame con Dio, il desiderio della preghiera in questo modo. Cioè, il rito è solo forma o è anche sostanza? Perché... Ma non possiamo distinguere tra la sostanza e la forma, anche se è vero che c'è qualche distinzione, ma non significa separazione. È chiaro che abbiamo bisogno di riti, di rituali anche per esprimere la nostra esperienza, il vissuto. Vediamo bene quando c'è queste grandi stragi, ma anche altre, ci sono questi rituali moderni della nostra società. Qui siamo, penso, un po' tutti vittime della difficoltà della nostra cultura occidentale di trovare espressione dove la trascendenza non soltanto di Dio ma anche dell'uomo si fa presente, si fa tangibile, e i riti ci educano. E qui viviamo in questo sospetto un po' socio-psicologico della ritualità, che non in fondo non ci aiuta, perché abbiamo tutti bisogno di celebrare la vita anche nelle famiglie, nelle comunità, forse più che mai. Certo, anche perché poi a questi riti li sostituiamo altri, la domenica nei centri commerciali, la ritualità, sì, del sabato sera, no? Senta, si appresta il Natale, in un tempo anche di paura, di ansia, di preoccupazione, è soltanto un rito consolatorio l'inchinarsi su questo bambino per chi ci crede o per chi ne rimane comunque colpito, o è una speranza più concreta? Natale è la porta che apre tutto il mistero cristiano. Tutta la presenza di Dio che si fa uomo, essere umano. E per noi cristiani è il segno che il Signore non soltanto ci dà doni, ci dà se stesso, ma si dà se stesso nell'umiltà della nostra fragilità umana, anche di un bambino. Ma il bambino deve crescere e deve risorgere, altrimenti non è, sì, Dio. Allora è tutto il mistero cristiano che sta qui, e penso che è bello, che è un modo di ricordarci di questo dono di Dio, che si dà se stesso, perché quando Dio si dà, non dà sempre tutto. La vera difficoltà è come noi riceviamo il dono. È un po' come un bambino che riceve qualcosa e non è più capace di lasciare il po' che ha per ricevere un altro dono più grande.
E penso che anche questo per Natale, ma Natale apre la porta verso la risurrezione. Un Natale vissuto con un giubileo indetto, che cosa ci fa capire di più? E soprattutto questo giubileo, oltre che un'occasione, una ritualità, è una possibilità di dialogo, di incontro anche per il mondo orientale, per il mondo cristiano orientale. Sì, certo. Anche i salmi che noi preghiamo tutti i giorni parlano del Dio misericordioso e che chiediamo sempre Kyrie eleison, Signore abbi pietà o Kyrie vaphison mi, Kyrie aiutami. Penso che ebbene di, è un'occasione questo giubileo per ricordarci proprio che anche l'incarnazione Natale è il segno tangibile del volto di misericordia di Dio, che sta nel Signore Gesù. Basta pensare alle tre parabole di Luca 15 su la misericordia, la pecora perduta, la dracma perduta e il figlio Prodigo. perduto, con il rischio di perdere i due, ma questa è un'altra storia. Allora, Gesù risponde a coloro che lo criticano, ma io sono misericordioso perché il Padre lo è, perché Dio lo è, e Gesù è il volto di misericordia di Dio Padre. L'ultima cosa che le chiedo, ma lei la vede sempre questa misericordia di Dio? Ci sono situazioni in cui l'uomo, la misericordia, non riesce a vederla, vede soltanto il male e si chiede da dove venga e perché. Sì, è evidente che la fede ci aiuta a non fermarsi alle situazioni immediate che sono spesso drammatiche, non è, diciamo, noi cristiani davanti a queste situazioni drammatiche dobbiamo guardare in silenzio e non chiacchierare sotto tutto questo, sopra tutto questo. Ma vorrei ricordare una cosa che ho sentito nel passato di un amico che avevo visitato la sinagoga a Bruxelles, una delle sinagoghe. È una visita guidata da un futuro professore di religione cattolica e alla fine hanno chiesto al Shamash, quello responsabile, come faceva dopo la Shoah a gestire questa realtà così orrenda che lui non ha risposto, soltanto ha cominciato a cantare le lode di Dio. Che cosa scatta perché si possa rispondere così? Perché si possa lodare davanti all'orrore, al male, anche al proprio male? Ma è dire a Dio, non capisco, ma ti benedico. Tu sai che cosa devo fare con tutto questo? Perché abbiamo la speranza della risurrezione e che Dio asciugherà tutte le lacrime sulle volte sui volti delle persone. Ma è la speranza della fede. Grazie, grazie moltissimo. Memoria.